Salve amiche e amici, benvenuti a un altro live di Spreaker nel mio canale Sant'Enchan. Se adesso vi trasmetto live è perché lo faccio dal computer, nell'applicazione di Spreaker che ho potuto recuperare, non l'ultima, che è bellissima, ma che non funziona nel mio cellulare. Perché sono disoccupato e c'ho ancora un Galaxy Young, ma in quella precedente che avevo salvato, la verità è che qualcuno mi ha facilitato, ma dei miei ascoltatori, sono riuscito a recuperarla, però non posso fare il live dal cellulare, quindi qua sono le mezzogiorno di sabato 12 ottobre 2013. Non uso gli effetti speciali che sono bellissimi per fare una trasmissione radio, perché poi carico il programma su il mio canale di YouTube Sant'Enchan e mi chiede se violo il copyright e tutto questo. Invece se c'è solo la mia voce non mi chiede nulla. Beh, bando alle ciance, che poi non so che cosa sono, e quindi senza effetti speciali perché così trasmetto al volo. Volevo dirvi che sono in un problema, perché ho visto che ultimamente qualcuno ha ascoltato i miei commentari al TG, però io ho un account gratuito e mi dicono gli amici di Spreaker che ho un piano di 10 ore complessivo per il mio Spreaker gratis e che mi restano 2 ore di trasmissione. Con questo, che si può trasmettere fino a 30 minuti dal vivo, mi resterebbero meno, un'ora e mezza, se faccio adesso mezz'ora. Quindi io vorrei fare un'inchiesta, e forse il titolo di questa trasmissione sarebbe più Sant'Enchan promuove un'inchiesta su Spreaker. E molti di voi magari mi ascolteranno più dal vivo che non in podcast. Quindi state ben attenti, o ascoltatori che mi seguite, alla mia proposizione, che non sarà né determinativa né indeterminativa, perché non tratterà di grammatica, ma sarà una proposizione a tutte e tutti voi, perché mi possiate orientare. Infatti non voglio lanciare messaggi nella bottiglia che non so chi li ascolta e dove, ma voglio avere un dialogo fruttifero con il pubblico. E quindi, siccome anche mi costa tempo e risorse al finale fare questi programmi che io condivido con tutti voi, per l'amore che ho di condividere le mie idee e i miei sentimenti, ma voglio farlo in modo che i programmi arrivino a voi, non che si perdano così o che non siano di interesse, perché è come andare a casa di qualcuno e gli dico: ah, ci mettiamo a parlare nel buon living prendendo il tè delle 5 meno un quarto. Io voglio parlarti della vinicoltura, ma lui mi dice: no, guarda, che io sono astemio, ma poi non me ne frega niente. Ah, allora ti parlo dell'ortocultura. No, guarda, a me di coltivazioni non mi interessa niente. Ah, ti parlo del coltivo di funghi. No, guarda, di coltivare mi caccerebbe pure il migliore amico dal suo living di casa, perché dice: ma tu ce l'hai con le colture oggi? Oppure mi metto a parlare di astronomia, di astrologia. Uno cerca di vedere, se è ospite in una casa, che cosa gli piace ascoltare. Qui magari al contrario, voi siete ospiti del mio canale. Però, ecco, se io vedo che lancio tanti temi, ne ascoltano alcuni e altri li ascoltano meno. Ultimamente la gente, 2 o 3 persone, si sono messe a ascoltare tutti i miei commentari ai TG della RAI. Però soltanto ultimamente. Allora, siccome occupano spazio più di 2 ore, io vi chiederei a voi, a tutti voi, tutti quelli che mi hanno ascoltato e che mi ascolteranno, se hanno la pazienza di usare parte del loro tempo
Anche per mettermi dei commentari nel canale, tanto di YouTube come di Spreaker, li saprò apprezzare. E mi dicano anche in Google Plus, perché io sto presente quasi tutto il giorno in Google Plus, perché è un'applicazione che funziona benissimo nel mio cellulare Galaxy Young, mentre che le volte che ho voluto navigare con l'applicazione di Facebook o stare in Facebook in internet attraverso il wifi del mio cellulare è più complesso, ci sono molte più cose da aprire e che ti occupano tutto lo schermo, non è fluido come Google Plus. Non che non mi piaccia Facebook, c'ho molti amici in Facebook, però Twitter e Facebook non si integrano così tanto bene con Android. Allora, se voi entrate in Google Plus, Santen Chan, o in Spreaker, o in YouTube, o magari anche in Facebook, quando entro magari una volta alla settimana o al mese, beh, diciamo che ogni volta che faccio una diretta dal computer entro in Facebook, perché così poi apro l'applicazione di Spreaker nel computer, che mi commentassero quali sono i programmi che più gli hanno piaciuto che ho trasmesso. Così io vedo, anche mi aiutano le statistiche di Spreaker, ma se io vedo che solo un 1% degli ascoltatori o in YouTube degli spettatori, perché poi quando finisco il tempo trasferisco il programma in YouTube, quindi non vi allarmate se non trovate più i programmi che vi hanno mandato il link in Spreaker, perché se li ho cancellati, li ho trasferiti la maggior parte delle volte, a meno che non siano stati dei saluti così generici, li ho trasferiti in YouTube, quindi li potrete continuare a trovare in YouTube facilmente. Però vorrei sapere, oltre alle statistiche, che voi mi commentate e che vi è piaciuto ascoltare della radio Santen Chan in Spreaker, perché così io poi vedo se vale la pena continuare con una produzione o no. Perché per quanto riguarda i programmi, gli show, come li chiamano, c'ho tre. Santen Chan in inglese, che ho dovuto cancellare, tre che sono descrizioni culturali di religione buddista e di meditazione, di tradizioni ancestrali. Quindi sono rimasti due episodi, ma sono marginali. Il mio broadcast in italiano, che è quello più seguito, che ha un totale di quasi 3.000 ascolti, in cui si troverà adesso, in questo momento, in live, Santen Chan vorrebbe sapere cosa gradite ascoltare di lui, cioè di me. E poi c'ho Commentando il TG Rai, che ultimamente, in questi tre giorni, è aumentato dai 600 ascolti ai 1.016. Però, ecco, l'ultima trasmissione di questo show, Commentando il TG Rai Italia, è del 20 settembre. Quindi sono notizie e commentari vecchi. Io non so se sopprimere lo show, cancellarne tutta la programmazione per continuare di nuova, o se lasciare tutto così. Perché dal cellulare non ho, con l'applicazione che ho, il controllo del tempo che mi rimane. Quindi devo parlare a cieca e qualche volta l'archivio è troppo grande. Purtroppo non posso fare live dal cellulare, o se faccio live non si carica. Quindi magari, ecco, un'alternativa è fare solo live senza caricarli, in modo che chi mi segue dal vivo mi segue e niente, per un momento mi è preso panico, perché già è successo un'altra volta che o non ho acceso il microfono o l'ho messo nello spinotto sbagliato. Per fortuna adesso il microfono sta messo bene. E vi dicevo, magari farò del live con il cellulare, ma non si caricano in Spreaker. Se faccio del live dal computer posso vedere quanto tempo mi manca. A volte con il vecchio cellulare di mia madre, cioè vecchio modello, perché se l'è comprato quest'anno, però non ha voluto spendere. Io gli avrei voluto regalare un Motogo o un Spice K della Motorola, perché
Lei quest'anno per il compleanno, in ritardo perché era in gennaio il mio compleanno, lei me l'ha regalato quando si è potuto trovare un cellulare, in febbraio. Lei mi ha regalato un Galaxy Young, che prima avevo un LG PK215 nel 2010 e mi si è rotto proprio a inizi del 2012. E invece lei non ha voluto farsi regalare almeno un cellulare un po' inferiore al Galaxy Young. Si è proprio voluto regalare e fare regalare un Samsung 2121, che è il minimo che si possa pensare, perché senza camera fotografica, microfono eccetera, non è più un cellulare per me. Allora lì posso, con il registratore di voce posso registrare e poi carico attraverso il computer l'archivio di voce, come ho già fatto un paio di volte. Quando, perché sennò devo, siccome c'ho problemi nel caricare attraverso USB col mio cellulare Galaxy Young, allora quando non voglio usare Spreaker utilizzo il registratore di voce del 2121 Samsung. Quando invece voglio utilizzare Spreaker in differita registro attraverso Spreaker e poi carico. Dicevo che allora se voi tutti mi fate il favore di... E poi c'è un'altra cosa che io non so come vedete quando c'è un commentario al mio programma, perché devo andare nella pagina del canale, cioè nella pagina del programma radio, e non sempre mi è possibile, quindi dovrei controllare tutti i programmi che ho fatto, ma vi pregherei, se avete dei commentari che volete che vi risponda subito, di mandarmi un'email o di contattarmi in Google Plus, che lì mi troverete quasi tutto il giorno, perché carico foto, almeno quando carico foto, poi vedo, se mi scrivete nel mio Google Plus, rispondendomi, non so come si faccia esattamente. Io non sono molto esperto di internet, anche se mi piace molto internet, come dire, mi arrangio. Ci rimangono 17 minuti. Adesso qua sono le 12:11. Là non so se sono 4 o 5 ore in più. Se sono 5 ore in più, sono le 17:11. Se no, sono le 16:11. Voi che cosa state facendo alle 17:11 o alle 16:11, alle 4 o 5 del pomeriggio? Io starò per pranzare fra un'ora. E poi c'è un programma una volta a settimana, il sabato, che si titola Vision 7 International, che parlano delle cose che succedono nel mondo. Tutte buone notizie, tanto per stare tranquilli, ma soprattutto la politica italiana mi inquieta. È un circo. Dopo che si sono sputtanati per anni come opposizione e maggioranza, alternandosi e facendo uguale, adesso sono alleati maggioritari e minoritari. Berlusconi è andato al governo perché ci si è messo in mezzo il Movimento 5 Stelle e Bersani, avendo vinto, non ha potuto fare una coalizione di governo perché la sua coalizione era anacchiavica. Allora è andato al governo per appoggiarlo Berlusconi, che avrebbe dovuto stare all'opposizione. Il Movimento 5 Stelle non è né carne né pesce, perché non ha preso abbastanza per fare opposizione, non ha preso troppo poco per andare al governo, è rimasto fuori, poi non si vuole alleare, ma vota strumentalmente, funzionalmente, ai suoi interessi, quindi può votare tanto di qua come di là, allearsi di qua e di là, senza accettare nessuna alleanza a largo termine. Insomma,
Continuano gli inciuci e i compromessi storici. Adesso il compromesso storico lo fanno i grillini. Prima era la sinistra. Adesso ci manca soltanto che il nuovo compromesso più che storico giudiziario lo faccia il PDL. Non ci si capisce più un cazzo. Almeno prima c'era religione, la sinistra era la sinistra, era la sinistra del compromesso storico, del grande accordo democristiano. Si sapeva chi era chi, per 40-50 anni si è sempre saputo. Chi diceva piove governo ladro, chi diceva dà fiducia alla DC, la fiducia, la DC ha fiducia in te. Adesso veramente ogni giorno che passa, ogni mese che passa, ogni settimana che passa si riformula tutto. Mamma mia! Addirittura si riformula il Movimento 5 Stelle non perché avanza, ma perché si ritratta questo che l'altro. Non si sa proprio dove si andrà a finire. Almeno una certezza c'è, che voi state sintonizzati in Radio Sant'Enchan e che questo non cambierà mai. Saremo sempre fedeli alla nostra linea editoriale di Radio Sant'Enchan e vabbè, parliamo anche se non abbiamo un cazzo da dire. Tanto che ci frega, lo fanno i politici, perché non lo dobbiamo fare noi? E poi, vabbè, bisogna evadere dai problemi. Un saluto a Laura Pezzino, le sono vicino per quanto posso. Un saluto a Elo Viola, un saluto a Mimmo Corcione e alle sue bellissime ricette. E Marco. Marco Travaglio, un saluto anche a te, anche se ancora adesso non hai potuto ricambiarmi ultimamente i miei saluti e rispondere ai miei su suggerimenti e consigli. Però vabbè, ti capisco. Sei così occupato a trovare delle risposte nel PD che possano soddisfare la tua curiosità intellettuale e mi piace perché nella tua onestà riesci a mettere in crisi con la tua apparente ingenuità a Bersani, vabbè, hai messo in crisi anche Brunetta. vabbè, ci vuole poco a mettere in crisi Brunetta o Sgarbi, bisogna dirlo, che quello già non è questione di talento da travaglio, far passare un travaglio a Brunetta. Vabbè, quello va in travaglio da solo anche senza travaglio, è un travaglio lui, però tanto Sgarbi come Brunetta. E che ci vuole a farli travagliare, ma dico pure Letta è andato in travaglio, eppure Franceschini, eppure il nuovo della politica, come si chiama? Che mi riscordo i nomi, chissà perché, prova della loro irrilevanza sarà, non so. Quel nuovo della politica, Renzi, che sempre lo ha sfottuto. Il nostro amico Crozza, che saluto anche a lui. Ciao, sono Renzi, il nuovo della politica. Il bello che il signor Renzi ha fatto vincere Grillo, bisogna dirlo, ha fatto anche ritornare Berlusconi, quindi ha fatto vincere un bel po' di gente, ma come sempre non quelli del PD, se tu volevi che vincesse il PD, perché oggigiorno chi vuole più che vinca il PD, il PDL? O tutte quelle cose uguali, che sempre si cercano chissà perché degli acronimi uguali. Boh, che fantasia che c'hanno. Però, dicevo, ha avuto gli stessi slogan. Oh, che curiosità, del nuovo della politica degli anni 90. Voi non ve lo ricordate? Perché voi italiani siete un popolo di spemoni. Però io ve lo ricordo. Aspetta, forse me lo sono scordato subito. Come si chiamava quello che era il nuovo? Sì, ce l'avevo sulla punta della lingua per fare tanto larga la cosa. Che parlava
forse in un'altra trasmissione ve lo dico, che era nuovo ma c'aveva già 80 anni, che poi ha vinto Prodi, che era più giovane Prodi in confronto, perché l'altro era Matusalemme, che diceva, che voleva salvare la DC e rinnovarla. Beh, rinnovarla lui con 90 anni, era più vecchio di quello che sarebbe stato Alcide De Gasperi, quindi non so come l'avrebbe potuta rinnovare, ritornando al passato, sarebbe ritornato nel cristianesimo medievale, però salvarla di sicuro l'ha affossata. Non so, adesso me lo sono proprio scordato. In questi giorni pensavo a quel politico che era il rinnovatore della politica della DC. Beh, Martinazzoli, credo che adesso lo cerco in internet. Vediamo se lui, se mi compare la sua nuova faccia della politica. Aspettate un momento che lotto con il mouse. Martinazzoli, vediamo. Martinazzo salta, no, Martinazzoli, Mimmo Martinazzoli, esatto, eccolo lì, se voi cercate in internet col cellulare, poveraccio, poi poro, è morto nel 2011, fermo Mino Martinazzoli, orzi nuovi, 30 novembre del 1931, Brescia 4 settembre del 2011, fu un politico democristiano italiano. Ecco, lui nel 92 aveva la segreteria della Democrazia Cristiana in crisi. Crisi di identità, ma soprattutto in crisi giudiziaria. Infatti gli americani si sono sganciati dalla DC facendo lo scandalo, appoggiando lo scandalo, come molti della DC denunciarono, di Mani Pulite e Tangentopoli, perché non è che non si sapesse prima che c'erano quegli scandali, ma perché ormai, caduto il muro di Berlino, non serviva neanche la Democrazia Cristiana a rappresentare gli interessi occidentali contro i sovietici, perché prima era in funzione anticomunista che si votava Democrazia Cristiana. Poi a che votare Democrazia Cristiana? Allora è scoppiata come una granata? E le cui schegge si sono andate a conficcare in tutti i partiti di qua e di là. Infatti, la Repubblica Italiana, come molti di voi sapete, non è mai diventata una Repubblica bipartitica, ma è diventata bipolare in tutti i sensi, schizofrenica, iraconda. Due poli di partiti, due accozzaglie, prima c'era il pentapartito, partiti maggiori, e partiti satelliti minori, e a livello territoriale miriadi di schegge impazzite nella politica. Correnti locali, partiti, sezioni locali a livello nazionale, provinciale, partiti autonomi locali. Poi si sono agglomerati in due poli e c'erano democristiani ovunque, Misini, Alleanza Nazionale, PML, partiti di estrema sinistra extraparlamentaria. I democristiani si sono andati a ficcare dovunque. Quindi per quello che hanno svuotato la DC. Ma io una volta sono andato a passeggiare, niente di meno che a Castelfusano, ed era operativa e funzionante alla fine degli anni 90, non nel 92-94, alla fine degli anni 90, una sede della Democrazia Cristiana che non avevano cambiato di placca e che ricevevano gente, facevano un congresso. Quindi, come partito, la Democrazia Cristiana non è mai morto. Ha, diciamo, cessato di essere rappresentativo a livello politico, ma hanno continuato ad esistere, anche adesso esistono ancora, hanno una loro voglia di ritornare a governare, ma non sono rappresentativi perché non raccolgono voti, però ancora esiste, anche se la Democrazia Cristiana è stata travolta da Tangentopoli. Esistono ancora, andate a cercare unità civiche nel territorio nazionale e troverete che hanno delle rappresentanze ancora, non è che hanno chiuso tutto. Quindi, che dire, non sono più rappresentativi a livello politico che non stanno a raccogliere voti. Ma dal 44 al 94 sono stati al governo. Ma poi,
Diciamo, continuano a stare nel territorio, eh? Non vi ingannate. È per quello che oggi tutti parlano bene, tutti, della Democrazia Cristiana, di quello, di quell'altro. Perché tutti, incluso la Lega, hanno democristiani e ex-democristiani dentro. Incredibile. Io credo che pure molti grillini debbano qualcosa della loro formazione politica ai democristiani. E sarebbe strano al contrario. Io non dico che debbano essere, non debbano fare politica, ma pensateci, per più di 50 anni hanno fatto politica. Loro sono stati il nord politico della politica italiana, pure del nord. Che vi aspettate? Che dall'oggi al domani si pensi diverso? Non so. Comunque, veramente sono costernato da tutto quello che succede, perché pensate che nei centri di potere italiano si fanno delle correnti dei partiti locali, regionali, provinciali, partiti uninominali con un segretario che è lo stesso anche che il presidente, che il segretario, che prendono soldi per appoggiare altre coalizioni di altri partiti uninominali che appoggiano altri partiti. Come cambiare la politica se non cambiano tutte le strutture e infrastrutture politiche? Per più che il Movimento 5 Stelle vada al governo, devono andare a casa il 90% dei burocrati e dei funzionari pubblici. E come eleggerli? Perché loro sono professionali della politica in qualche modo, anche se fanno i porci comodi loro. Ma vengono dei novelli, che è come dire, tutto l'equipaggio della nave, avete presente la Costa Concordia con Schettino che ha fatto quello che ha fatto, ma erano preparati e lo hanno fatto per negligenza criminale. Adesso, se prima dell'incidente avessero sostituito tutti quelli che si drogavano, che fumavano, che bevevano, che facevano tardi e non erano nel loro posto di manovra, come dicono lo stesso Schettino, li avessero sostituiti con i passeggeri volonterosi, probabilmente la nave si sarebbe affondata sola prima di salpare, perché non avrebbero chiuso i bocchettoni o qualcosa del genere. Quindi non è che un esercito di volonterosi dilettanti che si formano cammin facendo è meglio di un esercito di professionisti corrotti, perché i corrotti sanno come fare male, perché sanno fare bene. Li devi sostituire lentamente, ma se li sostituisci lentamente, è come dire, per non avere malati in un lebbrosario, sostituiamo quelli che muoiono con gente sana, ma entrano dentro e appestano pure loro. Quindi per avere gente sana in un lebbrosario, che sono inguaribili i lebbrosi, non soltanto devono sparire i lebbrosi dal lebbrosario, morendo magari lentamente uno a uno, ma poi devi disinfettare tutta la struttura o addirittura bruciarla, demolerla, sterilizzarla e costruire una nuova. Non puoi andare a abitare dove c'è stata la peste, la lebbra. Anche se sei sano ti contamini. E se c'è sempre qualche lebbroso, qualche persona con la rogna, ti contagia. E quindi come sostituire poco a poco la classe dirigente? Se per entrare in quel mondo politico ti vai corrompendo pure te, non è possibile. Ti ammali per contagio. In un ambiente di corrotti ti emarginano. Allora devi sostituire più del 50% della classe dirigente in tutto il territorio. È impossibile. Il rinnovamento dal basso. Ma tutta la burocrazia, senza contare l'apparato politico istituzionale, tutta la burocrazia e i raccomandati, come sostituirli se non ti lasciano mettere persone capacitate? Non puoi che sostituire il paese. Vai a vivere in Germania e fai prima. Mi mancano 20 secondi per chiudere. Vi ringrazio di avermi seguito in questa diretta. Siete gentili come sempre. Io preferisco tagliare adesso piuttosto che iniziare un altro live che mi ruba del tempo complessivo. Mi raccomando, seguitemi in Spreaker, in YouTube, in Google Plus, che adesso vado, entro in Google Plus,
In tutti i siti che si chiamano Sentenchan cercatemi in internet con il mio profilo. Ciao!